Sicuramente fisco, retribuzioni, salute e sicurezza, sanità e pensioni sono temi che da anni sono al centro dell'attenzione dei sindacati e questo ci consegna un compito importantissimo perché dobbiamo perseguire quella che è la piattaforma che lui ha egregiamente illustrato. Io credo che il Paese sconti da anni ormai un peccato originale gravissimo, che è una politica che guarda più al consenso momentaneo che non a una progettualità vera, un orizzonte più ampio. Quindi questo è un po' il compito che abbiamo, di guardare più avanti e vedere orizzonti più ampi. Allora adesso passiamo la parola ai delegati e alle persone che ci aiuteranno a comprendere i problemi dei vari settori. Cominciamo con Luca Fancioli che ci parlerà, ci rappresenterà la situazione dei lavoratori edili. È una bella sala, è un bel attivo. Ma io volevo iniziare così, perché dobbiamo essere presenti in piazza il 13 maggio? È stata una bellissima reazione, dico la verità, su tanti punti io andrò a toccare perché l'edilizia è veramente impegnata dentro queste problematiche. Allora, il mondo del lavoro negli ultimi anni è cambiato, soprattutto in edilizia, ha subito notevoli evoluzioni e cambiamenti. Negli anni 70 l'edilizia, soprattutto al nord, era il primo approdo lavorativo per chi carico di esperienza partiva al sud Italia per arrivare in cerca di fortuna. Era da un lato la prima occasione lavorativa, in attesa di un'occupazione migliore, perché non è mai stato l'edilizia, era subito, era il primo, mi aggancio all'edilizia che partiamo. E dall'altro costituiva una buona opportunità di carriera per chi invece vedeva il lavoro del muratore come passione. Era il lavoro che si trasmetteva da padre in figlio, avevamo le edilizie bresciani, bergamaschi, ce ne insegnano, oggi non ce ne sono più. Negli ultimi anni l'edilizia è diventata la valvola di sfogo di tanti stranieri. Appena arrivati in Italia, e di persone che hanno perso il posto di lavoro in altri settori. Perché? Perché in edilizia serviva la pura manovalanza manuale. Lavorare col badile non serve un brevetto, non serve una scuola, guidare la carriola non ci va bene. Perciò era il primo lavoro, quando non sapevi cosa fare, fare un lavoro e quello. Oggi lo scenario è completamente cambiato, con i nuovi metodi di costruire, il modo green, la transazione energetica, transazione ambientale, sostenibile, l'evoluzione dei macchinari e dei prodotti. Il settore oggi cerca nuovi operai con specifiche e capacità diverse. Quando sentiamo le imprese, l'imprenditore dire non ci sono più operai, non è vero, gli operai ci sono, è che è cambiato il metodo di lavoro, è che l'operaio è obsoleto. E qui ci dobbiamo dare veramente un'idea per entrare e capire qual è la problematica. La frammentazione delle imprese e il continuo spostamento del lavoratore da un'impresa all'altra creano dei buchi temporali di coperture previdenziali che potrebbero essere riempite con politiche attive di riqualificazione del personale, altrimenti abbandonato a se stesso. Parlo di una sinergia tra sindacati dei lavoratori, associazioni datoriali e centri per l'impiego. Ma non da soli, serve anche un'azione congiunta con governo, regioni e enti locali. Poi pensiamo e andiamo a vedere che il 1 maggio il governo invece ci dice che la precarietà va bene, ha allargato le maglie, ha detto che i tempi determinati andate avanti. Ecco, questo è un problema, perciò uno di quelli del 13 dobbiamo essere presenti a dire. L'età media degli operai edili si sta innalzando, creando anche e soprattutto un problema di sicurezza nei cantieri. Immaginate un lavoratore di 65 anni saltellare 10 metri d'altezza tra un conteggio e l'altro, al caldo 40 gradi, l'inverno a 0 gradi. Però c'è un'altra cosa, hai parlato bene di pensioni, ecco, 13 dovremmo dirlo, perché abbiamo un problema, velocissimo. Entra nei lavori usuranti, quando è entrato l'edilizia, chi lavorava nelle gallerie. Ah, però una cosa, le gallerie artificiali no, ma non cambia niente, perché il problema di chi lavora in galleria è che è senso il buio e c'è umidità. Seconda cosa, il carpentiere è usurante,
siete andati al culo, scusate, a trovare un'impresa che quel giorno per culo ha un codice ateco che è entrato nel meccanismo che ha deciso il governo. Perché? Perché un lavoratore che entra con un codice ateco, perché non è carpentiere usurante, è il codice ateco che ha inventato il governo. E se non si mette il codice ateco lì, sarà un carpentiere non sarà usurante. E non si sa perché. Questo dobbiamo andare a dirlo. È un altro problema, sono nei tempi o se non comincia a velocizzare un po'. L'altro problema, e non controllato, è stato il super bonus, il famigerato super bonus. È stato il classico esempio di una misura adottata senza condividere dei progetti con chi lavora a scampo, con noi. Per un motivo. Sicuramente serviva, all'inizio serviva un'iniezione per farlo partire, ma non così. Perché questo modo controllato ha fatto sì che prezzi, materiali e materie prime poi esaurivano, moltiplicavano. Perciò anche lì serviva sicuramente l'edilizia, ha cominciato la crisi del 2009, andiamo in crisi dopo la bolla da fuori dire, siamo arrivati a quasi un'uscita dopo una bella pulizia di imprese che ormai erano morte, abbiamo la sfortuna, abbiamo avuto la sfortuna come tutti di entrare nel periodo di Covid, dove abbiamo ammazzato il resto, perché non c'erano sostegni, le aziende chiudevano. Oggi serviva, però non così, non siamo abituati noi in Italia che se io devo mettere a posto casa mia non pago niente, anzi guadagno il 10%. E non lo puoi fare in un anno, neanche in due. Poi cosa è successo? Ancora bellissimo, interessante, che ci sta mettendo in crisi, abbiamo fatto dei convegni. Lo stesso centro centri è stato poi profondamente modificato dall'oggi al domani senza né regole certe, cambiando le regole del gioco a metà del primo tempo. Cioè il governo dice, vabbè benissimo, non funziona, ci sono crediti incagliati, bruttiamo tutto, chiudiamo i rubinetti, le imprese chi se ne frega, e ritorniamo come vecchi tempi. Sconti in fattura, ma solamente la detrazione di 10 anni. Non funziona così. Le regole valgono per tutta la vita. Questo sta mettendo in crisi centinaia di posti di lavoro. Alla fine dei conti, poi, chi ha realmente usufruito dai 110? Chi ha la prima casa? O le case di lusso? Il mese scorso mi hanno detto che a Sondrio hanno risistemato un albergo con piscina e campi da tennis con 110. Vicino a Milano, alle porte con noi, hanno rimesso a posto un quartiere, ma non era una casella, sempre con 110. E chi non ha usufruito le case Haller? Su 1000 case, 2 case sono entrate con 110. Ricordiamoci che 110 era un'apertura degli anni, cioè noi, il boom economico era anni 70, 60, 70. Lì doveva recuperare. Ma non serviva nessuno e non ha capito come funzionava una burocrazia allucinante. Come si poteva uscire, passava che se ci chiamavano, gli si diceva che il progetto della bene 110 saliva, lo si allungava in 5-6 anni, dove ogni anno si decideva quanti erano i crediti da incassare e avere comunque una scaletta di chi entrava, cioè prima i meno abili, le case popolari e poi gli altri, ma quegli anni. Come? Ah, sicuramente come ci hanno abituato, con un commissario, perché tante volte quando entrano soldi e si incrocia il pubblico privato è un problema. I nodi dei subappalti, noi abbiamo sta dicendo che i subappalti è un pericolo da gestire, e arriva il decreto, i subappalti non li liberano. Dove noi vicino a breve abbiamo dei mega cantieri. L'ultima cosa, salto il resto, ma questo lo voglio dire. Capitolo sicurezza. Sarà impossibile avere 3 morti al giorno oggi? Io chiedo 2 cose, ma per quello che 13 andremo sempre a chiedere. Basta chiamare un morti bianco. Se c'è proprio di negligenza nella sicurezza dei DPI, si chiamano omicidi colposi e chi sbaglia va in galera e paga. Vi saluto con 2 cose. Nel contratto del legno abbiamo chiesto un aumento al contratto nazionale di 160 euro come dichiarato. Ci hanno detto va bene, vi diamo 63. Ultima cosa, per parlare del salario,
Venerdì abbiamo aperto lo stato di abitazione in edilizia, perché in un periodo veramente buono in edilizia le parti laterali hanno detto che non gli diamo i soldi. Grazie.